Benvenuti nell'episodio numero 13 della carriera allenatore con il Napoli su FC 25. Oggi video importantissimo, giocheremo tante partite di campionato e di Champions League e faremo anche qualcosa a livello di calciomercato e giovanili. Non mancherà niente in questo video, quindi guardatelo tutto. Piccolo recapino, come siamo messi in campionato? Siamo quinti con 18 punti, comanda il Milan a quota 22. Siamo comunque lì con un super Cagliari attualmente al quarto posto. Per quanto riguarda invece la Champions League, siamo all'undicesimo posto. Dopo 3 partite abbiamo 6 punti, 2 vittorie e una sconfitta. La prima partita sarà contro il Sassuolo. Poi c'è tanta roba, signori. C'è la Roma, c'è l'Atletico Madrid. Poi 4 partite che sulla carta sono abbastanza semplici. Vediamo, signori, se riusciamo ad arrivare fino a dicembre. Per quanto riguarda la squadretta, c'è qualcuno un po' stanco. Io direi di togliere Buongiorno e di mettere Klosterman. Anche Hendrik è leggermente stanco, però Hendrik è troppo forte, quindi gioca lo stesso. Non ci resta a questo punto che giocare la prima gara contro il Sassuolo, che viene messo in campo con un 4-3-3 di contenimento. Allora, signori, non ci resta che andare dentro per la prima partita del video. Miglior marcatore della Serie A, Hendrik, 9 gol per lui in 8 partite, se non erro. Oppure 9 in 9, non lo so. Si parte, ragazzi, Napoli-Sassuolo, anzi, Sassuolo-Napoli al Mapei Stadium. Sono d'angolo per noi. Yamal punta l'avversario. Che cosa mi stava venendo, signori? Avete visto? Mamma mia, sono anche io come ho fatto. Attenzione qui, Yamal se la mette sul destro. Yamal calcia, non è il suo piede. C'è la parata del portiere e poi in qualche modo si salva il Sassuolo. Attacca il Sassuolo, troppo spazio però. Bello il tacco! E c'è il gol del Sassuolo, 1-0. Mamma mia, ha fatto una giocata incredibile che merita di essere vista. Con il tacco è riuscito a liberare il suo compagno. Maffeo, bisogna rispondere. Kvaraschela se la mette sul destro. Calcia a giro e la palla non si abbassa. Ancora noi, Kvara, Yamal dentro. È perfetta per Savigno, sinistro, rete. Segna Savigno, signori. Il brasiliano che attacca, che spinge, che gioca a calcio. Lobotka, 53esimo. Yamal, c'è Hendrik che si fa vedere, però è molto stanco. C'è spazio per Yamal, quindi possa andare fino in fondo. Nessuno lo ferma. Yamal incrocia e c'è la super parata di Satalino. Signori, io devo togliere Hendrik perché non ce la fa più. È troppo stanco in questo momento, non ci dà quasi nulla, forse. Savigno dentro, scarico subito per Kvaraschelia che calcia con il sinistro e c'è ancora la parata del portiere. Signori, Hendrik non si regge più in piedi, quindi metto Gudmundsson, che è comunque un giocatore importante, ci può dare tanto secondo me. Va schierato, va messo dentro, anche perché devo capire se effettivamente è un giocatore su cui possiamo contare. Risponde il Sassuolo! 2-1. Ah, non ci voleva. Non ci voleva sto gol. Di Lorenzo, tocco per Savigno, dentro basso e buona per Gudmundsson, che tocco il suo primo pallone. E buona per Savigno. Fino in fondo, dentro bassa, scarico, è perfetta. Yamal, sinistro al giro, tiro ribattuto, la palla resta lì. Yamal due volte. No, no. Kvaraschelia prova l'accelerata. C'è Gudmundsson che si fa vedere. La palla è buona per lui. Se la mette sul destro, ma potremmo andare fino in fondo. Ce la fai, ce la fai. Tiro centrale, incredibile. Incredibile, tiro centrale. Che guizzo però, fallo, fallo, fallo. No, ho fatto fallo io. Ma com'è possibile? Ah, do vantaggio, ma com'è possibile? Attenzione a Kent. Kent, sinistro, super parata di Meret. No, io sto ancora pensando a quell'occasione di Gudmundsson. Incredibile, però avete visto che scatto che ha fatto. Questo perché ovviamente era fresco. Attenzione qui, Kvaraschelia potrebbe andare fino in fondo. Mettila dentro bassa, è buona per Savigno. Savigno filtrante per Gudmundsson, la palla è un po' troppo larga. Ok, rallenta, dentro, bassa. È buona per Di Marco, scarico per nessuno, scarico per nessuno, finisce qui. Sassuolo 2, Napoli 1, torniamo a casa con 0 punti. C'è da lavorare, prossima partita contro la Roma tra 3 giorni. I giocatori, signori, non riescono a recuperare. Programma tutto sull'energia. La stiamo accusando tanto, secondo me, questa cosa della resistenza, ne sono sicuro. Ho rimesso Buongiorno titolare e per il resto la squadra è confermata. In realtà la forma fisica è abbastanza buona. Il problema è che perdiamo tanto a livello di lucidità. Perdiamo un po' di qua e un po' di là in realtà. Però questa non può essere una scusa, perché anche gli altri in teoria sono nelle nostre stesse condizioni. Andiamo dentro. Ci siamo, signori, tutto pronto. Napoli-Roma, si parte. Partita fondamentale e scontro diretto anche per la Champions. Baldanzi attacca la Roma. Dovbyk. Adesso questo è il video. Questo è il video buono che spero
Spacco il computer. Questo è il video buono. Yamal, larga dall'altro lato per Savigno. Dai, forza, vai fino in fondo. Vai fino in fondo che ce la fai. Poi dentro passa. Per Yamal, scarico per Hendrik, che se la mette sul sinistro. Mamma mia, Hendrik passa. Hendrik gol. Hendrik gol. Hendrik gol senza neanche sapere come. Non lo voglio sapere. L'avevo persa quella palla con Hendrik. Poi in qualche modo è riuscita a recuperarla. Forse facendo anche fallo, non lo so. 1-1. Lo stiamo facendo una grande partita. 10 gol in 11 partite per Hendrik. Mamma mia, giocatore devastante. Nonostante tutti i problemi che stiamo avendo, lui in qualche modo riesce sempre a fare gol. Savigno, tocco per Yamal, dentro bassa è perfetta per Kvaratskhelia, la filtrante. Oddio mio, cos'era quella roba lì? Maffeo, cross dall'altro lato, di testa indietro, provaci. Niente, impossibile, ci siamo ancora noi forse. Savigno, tocco per Kvara, è rimasta a terra Hendrik. No, oddio, tiro brutto, ma Hendrik per favore alzati, ti prego. Ci manca solo che ti fai male tu Hendrik, poi siamo a posto, eh. Ci manca solo l'infortunio di Hendrik, porca miseria. Finita ragazzi, si fa male Hendrik, si quitta la carriera, cioè... Non c'è altra soluzione. Dritto per dritto, raga. Dritto per dritto. Dritto per dritto. Io questi gol non li faccio mai perché i miei non corrono. Si è fatto male Hendrik. Incredibile, si è fatto male Hendrik. Non ci credo. Dovrebbe essere solo una botta forse, eh. Non lo so. Ma adesso valutiamo un attimo se toglierlo. Incredibile. Ci manca, guarda lì, si tocca la spalla, raga. Si tocca la spalla, Hendrik. Savigno sbaglia pure Savigno. Madonna mia, Savigno, porca miseria. A te una botta gli devono dare, che magari t'aggiusti. Uno di recupero e l'arbitro fischia la fine della partita. Due gare, due sconfitte e Hendrik infortunato. Bene, prossima partita contro l'Atletico Madrid tra due giorni. Mamma mia, giocatore infortunato, vediamo la mail. 5 giorni, meno male ragazzi, meno male, l'avete visto anche voi, no? Perché c'è la mia webcam, ve lo dico io. 5 giorni, contusione alla spalla, meno male ragazzi, meno male, c'è andata bene. Hendrik va in tribuna e sono due adesso i titolari persi. Comunque la squadra è stanchissima, mettiamo Klosterman a sinistra perché può fare anche il terzino e poi togliamo Savigno e mettiamo David Neres. Situazione è drammatica signori, ora c'è l'Atletico Madrid, una squadra veramente molto difficile da affrontare, messa in campo con un 3-4-2-1 da tenere d'occhio, due difensori centrali più Correa, c'è anche Julian Alvarez, Koke, De Paul, Griezmann, Llorente, Oblak in porta che parerà tutto. È tosta, è veramente tosta e soprattutto in questo momento ci troviamo forse nel momento più difficile della carriera. Andiamo bene, ma da un lato è anche bello che sia così. Ve l'ho detto signori, io voglio essere in difficoltà, soprattutto nella prima carriera. Stiamo giocando a difficoltà massima, quindi è palese avere difficoltà. Ma è proprio questo il bello signori, perché poi noi dobbiamo riuscire a superare queste difficoltà e a vincere nonostante tutto. Io non abbasso la difficoltà così vinciamo. E che sfizio c'è? Si parte, Atletico Madrid, Napoli. Gudmundsson, primo pallone per lui. E vuole il tocco per Kvara che può volare davanti alla porta. Pianto destro, fallo! 1-0! 1-0 dopo 8 minuti. La sblocca Kvaratskhelia. Manca Hendrik e segna lui, il 77. Buongiorno, tocco buono per Di Marco, filtrante. Yamal, che cosa ha fatto? Yamal destro, super parata del portiere. Ma avete visto come si è girato Yamal? Destro di Kvaratskhelia, tiro deviato, sarà calcio d'angolo. Stiamo giocando una grande partita. Però bisogna chiuderla, cavolo, perché l'Atletico Madrid, se ci tira, segna. Gudmundsson, attenzione qui, Gudmundsson viene fermato. Non posso fare queste giocate con uno come Albert. Attenzione perché è buona, Yamal prendila. Yamal, sinistro, super siluro, pallone fuori di poco. Ci ha provato Yamal. Attenzione, mamma mia, oh, vinciamo anche il rimpallo. Allora vuol dire che questa è la partita buona, signori. Se vinciamo un rimpallo vuol dire che questa è la partita buona. Attenzione qui, Gudmundsson mette a terra Ake. Attenzione perché può andare fino in fondo, in mezzo non c'è nessuno. Calcio con il destro, chiudo gli occhi e calcio. C'è la parata di Oblak sulla respinta, però non ci arriva nessuno. Ho tirato, signori, anche magari per prendere un corner, per una deviazione, una ribattuta. Non male comunque la prestazione di Albert, eh. Niente a che vedere con Hendrik, ma non male. Ottimo recupero, palla di Buongiorno. Signori, sto cercando veramente di difendere con il turbantello. Mancano 17 minuti più recupero alla fine. Attenti, buttalo giù. No, ti prego, Meret, tocco sotto. No, ma perché? Ma perché? No, signori, no, ma cosa esulti, Simeone, cosa esulti? Porca miseria, dai, guardate lì, giro tondo. Ho cercato anche di far fallo, poi tocco sotto. Dai, una partita che stavamo veramente, non dico dominando, ma poco ci manca. Gudmundsson, tocco per Yamal, anzi è Neres, sinistro!
Che cosa ha preso Oblak? Col didino l'ha presa, col didino. 4 minuti alla fine, attenzione, usciamo palla a terra. Buono con Lobotka, che è sempre fresco Lobotka, e forse perché non corre mai. Yamal filtrante per Gudmundsson. La palla è buona, però non ce la faccio andare fino in fondo. Alzala, è perfetta. Ok, stop, destro, rete. David Neres, proprio lui, il 7, David Neres, 2-1. Mamma mia ragazzi, mamma mia, che vittoria, che partita. Ci serviva questa vittoria, ci serviva. Anche perché l'abbiamo meritata. L'Atletico Madrid ha fatto un solo tiro in porta. Non meritavano di portare a casa un punto. Ci portiamo noi a casa 3 punti fondamentali. Saliamo a quota 9 in 4 partite. La media è quella della qualificazione diretta agli ottavi. Prossima gara tra 2 giorni contro il Palermo. Ma come 2 giorni? Allora, a gennaio devo fare un bel po' di acquisti, eh. Ve lo dico ragazzi, ve lo dico, perché ho bisogno di più subentranti. La cosa positiva è che è tornato Hendrik, ma siamo messi veramente malissimo, signori. Devo giocare con Nathan. A sinistra metto Maffeo. Yamal non ce la fa più. E chi devo mettere qui? Io non ho un trequartista. Cioè in realtà avrei David Neres, che può giocare in quella zona lì, con Savigno a destra. Ok, più o meno grazie al super calciomercato che abbiamo fatto ce la caviamo. Però la situazione è drammatica. Cioè bisogna fare delle rotazioni importanti per riuscire ad essere quasi sempre al 100%. Ora c'è il Palermo, una partita che non possiamo sbagliare. Siamo all'ottavo posto con 18 punti, quindi comunque la classifica è abbastanza corta. Ma neanche tanto, perché l'Inter è già 26, la Roma è già 24, quindi sono già 6 punti da recuperare. Non possiamo sbagliare con il Palermo, andiamo dentro quindi per la quarta partita del giorno. Tutto pronto? Ci siamo ragazzi, squadretta in campo, Palermo-Napoli. Di Marco filtrante, è bellissima per Hendrik, è regolare Hendrik davanti alla porta, sinistro se correte. È tornato Hendrik dall'infortunio, che era lussato la spalla, è tornato e dopo 16 minuti e 16 secondi segna il gol dell'1-0. Ottimo recupero palla di Hendrik, signori, è tornato definitivamente il nostro fenomeno Hendrik, dentro passa per Kvara, scarico per Di Marco, ho perso l'attimo, Savigno, destro Savigno, palo rete, è tornato anche il Napoli in generale. Facciamo sto KO tecnico, porca miseria, così facciamo rifiatare qualche elemento. Maffeo, tocco per Neres, dentro buona per Savigno, che calcia con il sinistro e c'è la super parata del portiere del Palermo. Neres, destro a giro, che non gira, anzi era girato ma non abbastanza. Hendrik, tocco dentro, buona, basso, destro, super parata ancora. Vabbè, non entrerà più questa palla, fondamentale il KO tecnico, dal punto di vista psicologico, ma anche per far rifiatare, come ho detto prima, elementi importanti. Di Marco, tocco buono per Savigno, che se la mette sul piede buono. Poi scarico per Neres, dentro per Kvaratskhelia, che potrebbe calciare, se la mette sul sinistro, incrocia e fuori ancora con la deviazione. Prossimo stop dei cambi li farò lo stesso ovviamente, Singo, perfetta per Di Lorenzo. Ma porca misera, ma aggiustate quei piedi, dai. Allora, fuori Hendrik, dentro Ngonge, fuori assolutamente Kvaratskhelia. Non c'ho praticamente l'esterno, non ho l'esterno, ragazzi. Metto anche Marin, McTominay e Fabian. Qualche cambio, signori. Più cambi facciamo, meglio è. Anche se effettivamente i due centrocampisti centrali, Di Marco e Lobotka, non si stancano mai. Forse perché non corrono, non lo so. Comunque è assurdo. I cambi ovviamente non si sono fatti, perché il gioco si deve fermare due volte. Savigno, sinistro a giro e traversa. Incredibile. Kvaratskhelia, destro e rete con la deviazione. Lo rivediamo da qui. Deviazione di chi? Del difensore del Palermo. Ma è gol comunque di Kvaratskhelia. Andiamo al risultato ed è 3-0 secco, con 14 tiri a 0, dominio totale. Bene, dai, mi dispiace solo per la sconfitta iniziale con il Sassuolo, perché ci sta effettivamente perdere con la Roma, è una grande squadra, ci sta a perdere, però quei 3 punti persi col Sassuolo potrebbero pesare. La prossima partita è tra 13 giorni, giustamente è l'unica volta che sono riuscito a fare dei cambi. La prossima partita è tra 13 giorni, allora lo fanno apposta, cavolo, tutto sulle prestazioni. Prossima partita contro il Cagliari comunque, adesso c'è un calendario abbastanza facile, di conseguenza Bisogna ingranare, bisogna far punti, signori. Anche perché in questo momento la classifica non ci sorride. Siamo al 7° posto con la bellezza di 21 punti. La prima è l'Inter con 29. Io guardo sempre il primo posto, è quello l'obiettivo. Abbiamo la squadra, secondo me, per giocarcela, ecco. Nel frattempo è tornato Kadioglu, quindi lo possiamo mettere titolare al posto di Maffeo, che comunque ha fatto discretamente bene. Vi porto anche Albert, tolgo Marin. Ritorna titolare Yamal, ritorna titolare anche Buongiorno. Per il resto squadra confermata. Va bene.
bene. Adesso c'è il Cagliari che attualmente si trova al sesto posto. Stanno facendo una grande stagione. Quindi è arrivato il momento di perdere, mio caro Cagliari. Andiamo dentro. Tutto pronto, signori, ci siamo. Le squadrette sono in campo. Siamo allo stadio Maradona. E inizia adesso un'altra partita che va portata a casa, senza sé e senza ma. Chiamalla diventa buona per Savigno, che se la allunga un po'. Alzala. Forse è fuori gioco, però calcia al volo. Dimmi che era fuori gioco, ti prego, a sto punto. Sì, era fuori gioco, ok. No, perché potevo metterla giù, ho tirato così, giusto per tirare. Savigno, ancora noi, filtrate per Hendrik. Bravissimo, che giocata che hai fatto. Adesso filtrate subito dentro. Prova ad alzarla, vediamo un po'. Perfetta, destro sinistro. E dai, la palla resta lì. E che cavolo. Chiamalla, se la mette sul sinistro. Mamma mia, addirittura raddoppio, triplicato quasi. Savigno, filtrate per Hendrik, caccia con il destro centrale. E dai, però, con sti tiri. Non è possibile, dai. Cioè, ho capito una volta, due volte, tre volte. Però non possiamo non azzeccare mai un tiro. Cioè, io non posso fare 20 tiri per segnare. Dai, non ha senso questa cosa qua. Kvaraschera la alza, è perfetta. Sinistro, rete. Bene, molto bene. Segna Hendrik. Assist di Kvaraschelia. Devo sfruttare di più queste palle messe così alte a scavalcare la difesa. Cioè, perché sono veramente forti su questo gioco. Punizione per noi. Singo Di Marco potrebbe calciare. Non lo fa. Alzala. È perfetta per Hendrik. Destra al volo. No. No. Non dico niente. Non dico niente, mi sono già espresso. Lobotka, tocco buono per Kvaraschelia, che può andare fino in fondo. Kvara. Destro giro e super parata di Scuffè. Si è fatto male Di Marco. Ma no, ma non è possibile. Ragazzi, ma cos'è sto video? Ma è un incubo. Ma come si è fatto male Di Marco? Sono 20 minuti che il Cagliari sta facendo girare palla, eh? 20 minuti. Comunque per Di Marco sono una botta. Si è già ripreso, per fortuna. È assurdo, ragazzi. È da tipo 20-25 minuti che la fanno girare. Io non rischio il pressing, ragazzi, perché sto vincendo 1-0. E perché devo ovviamente lasciare degli spazi. Occhio al recupero, vanno addirittura indietro. Uno di recupero. Attenzione, perché adesso dovrebbero spingere forse, eh. Dovrebbero spingere e invece no. E invece non spingono. Arbitro, fischia, per favore. Finisce qui 1-0. Io sto gameplay, devo ancora capirlo, eh. Di sicuro poi ci saranno degli aggiornamenti nel corso dell'anno, perché più volte il gameplay viene aggiornato. Intanto c'è stato un bacio tra Conte e l'allenatore del Cagliari, ma l'avete visto? Ma cos'era quel bacio così all'improvviso? Così, una storia, è nata una storia d'amore. Comunque, strano questo gameplay. 1-0, ci portiamo a casa 3 punti, va bene così, non ci facciamo domande. Prossima partita contro l'Anderlecht. Ma guardate noi come siamo messi in classifica, siamo addirittura quarti a 9 punti, mamma mia. Facciamo un programma tutto sull'energia, lo applichiamo a tutti quanti i giocatori della squadra, sperando che tutti riescano più o meno a recuperare. Tra l'altro siamo arrivati al 25 novembre, ci stiamo quasi avvicinando praticamente al calciomercato di gennaio, e qualcosina faremo, ve l'ho detto anche all'inizio del video. Abbiamo un budget di 67 milioni, quindi qualcosa facciamo. L'Anderlecht è una squadra che in questo momento non sta andando bene, si trovano al ventunesimo posto della classifica. Cerchiamo ovviamente però di non sottovalutarli, vediamo un po' come è messa la squadra. Tutti hanno recuperato, tranne Buongiorno, lo togliamo e mettiamo Klosterman. Per il resto tutti confermati. Non ci resta a questo punto che andare a giocare questa partita, che dovrebbe essere la penultima di questo video. Ne facciamo altre due, questa con l'Anderlecht, e poi ho visto che c'è l'Empoli in campionato. Però calmi, perché devo farvi vedere un giocatore. Dopo questa partita ve lo mostro. Andiamo dentro. Tutto pronto, signori, ci siamo. Ma questo è sempre lo stesso tipo, avete visto? Quello lì con la maglietta dell'Anderlecht. Cioè è sempre lo stesso, ma cambia maglietta di partita in partita. Cioè lui è il tifoso proprio occasionale dell'eccellenza. Ci siamo comunque. Si parte. Anderlecht Napoli. Una vittoria, signori, un'altra vittoria, e mi sa che blindiamo praticamente la qualificazione agli ottavi. Dolberg, il fantasmino Dolberg, signori, chi se lo ricorda? L'abbiamo avuto in una nostra storica carriera. Attenzione qui, perché c'è Kvaraschelia che sguscia via, filtrante per Hendrik che vola, ce la fa di velocità, regge anche di fisico, si mette davanti, incrocia col sinistro e segna. 1-0, signori, giocata magnifica di Kvaraschelia. E poi Hendrik sta crescendo, sta migliorando sempre di più, giorno dopo giorno, partita dopo partita. La cosa che mi sorprende di Hendrik è che lui ha ancora tantissimi margini di miglioramento ed è già fortissimo. Savigno recupera palla. Hendrik. La palla però è un po' troppo lunga. Dai, Savigno. Piccolo spoiler: il giocatore che devo mostrarvi gioca nella posizione di Savigno. Quindi, Savigno, stai attento perché rischi di perdere il posto, eh. Ottimo recupero palla di Di Marco. Filtrante poi per Savigno. Savigno deve guardare Hendrik. La palla è buona. Hendrik è regolare. Hendrik caccia col sinistro. Super parata del portiere. Potevo andare più avanti. Ho sbagliato io. Potevo/dovevo andare più avanti, cavolo. Savigno prova un cross, colpo di testa.
Incredibile, ci ha provato Kvaratskhelia che poi si soffia il naso con le mani. Portate un fazzolettino a Kvaratskhelia, grazie. Ancora lui, Kvara, eccolo qui. Kvara potrebbe andare fino in fondo. Kvara ce la fa, Kvara dentro bassa. Hendrik, rete, palo, 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 rete, palo, rete, palo, rete, palo, rete. Ancora Hendrik, ancora assist di Kvaratskhelia. Questo duo funziona, funziona questo duo, cavolo. Bene, sono contento, siamo partiti veramente male oggi con due partite molto complicate, molto difficili, due sconfitte su due nelle prime due. Poi abbiamo sempre vinto praticamente con l'Atletico, adesso con l'Anderlecht stiamo vincendo, anche prima con il Cagliari, abbiamo vinto con il Palermo, abbiamo fatto delle belle partite, dai, ci siamo salvati. Continuiamo comunque ad avere alti e bassi che non vanno bene, cioè se vogliamo vincere il campionato, se vogliamo andare avanti in Champions League, dobbiamo comunque essere costanti. Lobotka prova ad alzarla per Kvaratskhelia che la mette giù, Kvara, sinistro, super parata del portiere, poteva anche metterla dentro per Peters, sì, per Peters. Peders è il portiere, per Hendrik, Savigno, attenzione qui, Savigno, cross, di testa, ho segnato di testa, Hendrik, tripletta, ci arriva anche di testa raga, ci arriva anche di testa Hendrik, mamma mia, incredibile, come è saltato cavolo, cambi, lo rivediamo da qui, non si vede nulla, da qui forse si vede qualcosa, mamma mia. Che stacco ha fatto, mamma mia. Fuori Hendrik, dentro Gudmundsson, dentro anche Ngonge. A destra ci metto David Neres. Tolgo anche Kloster, ma metto Nathan. Fuori anche Kadioglu, dentro Maffeo. Ho fatto un bel po' di cambi, signori, per far rifiatare qualche elemento. I KO tecnici sono fondamentali anche per questo motivo. Ci danno coraggio, perché la testa è tutto, ragazzi. La mentalità è tutto. Quando perdiamo, mi innervosisco, gioco male. 6-1, madonna! Kvaratskhelia, Lobotka, Kvaratskhelia. Che distruzione, 6-1, mamma mia. Comunque, stavo dicendo, la testa è tutto, perché quando vinciamo prendo coraggio e gioco meglio. Quando perdiamo mi innervosisco e sbaglio anche le cose semplici. Comunque, prossima partita contro l'Empoli, la squadra ha recuperato, credo. Prendiamo Hendrik come punto di riferimento, possiamo fare un programma sempre tutto sull'energia, perché sono solo 3 i giorni di recupero. Prima di giocare questa partita contro l'Empoli, signori, voglio fare una cosa. Nel frattempo è arrivato un aggiornamento molto importante per quanto riguarda il ruolo di Kvaratskhelia. Ve lo faccio vedere subito. Ho fatto anche un mini video su questa cosa, però se ve lo siete persi sugli altri miei social ve lo spiego rapidamente. Dovete sempre applicare il ruolo con il triangolo e dare 2 più verdi a Kvaratskhelia. In questo caso il giocatore renderà di più, crescerà più velocemente. Tra 8 settimane infatti diventerà un 90. Siamo arrivati alla partita contro l'Empoli. Questa è quella classifica, siamo al 6° posto con 24 punti. La prima è l'Inter a quota 32. Lo scudetto è lontano, è molto lontano. Vediamo, noi non ci pensiamo, pensiamo partita dopo partita. Devo farvi vedere un giocatore, signori. Questo giocatore qualcuno di voi l'ha notato, perché noi stiamo investendo sul settore giovanile. Anche se queste cose non ve le faccio vedere, in realtà io sto investendo tantissimo. Sono tutte cose che faccio off camera, off video. E guardate questo Fabio Greco. Perché ve lo mostro solo adesso? Perché ha appena compiuto 16 anni e quindi il giocatore si può portare in prima squadra. Guardate il potenziale, 92-94. E qualcuno dirà, Giuseppe però fa schifo, è un 56. Sì, ma io gli ho messo il baghettino del cambio ruolo alla destra dall'inizio della carriera. Dall'inizio della carriera che questo Fabio Greco ha il baghettino del cambio ruolo. Quindi si è fatto un anno e mezzo di baghettino. Che cosa facciamo? Andiamo su di lui, piano di crescita, premiamo il triangolo. È un 56, giusto? Abbiamo detto, vediamo, sì, è un 56. Vediamo fin quanto cresce. Premo il triangolo e diventa un 62. Mica male, ragazzi. Mica male. Buttatelo via, 62. Cioè, è un giocatore interessante, eh? È un 2010, ragazzi. Perché ha appena compiuto gli anni. E vi ricordo che qui siamo al secondo anno di carriera. E soprattutto viene dal San Marino. Io non ho mai avuto un giocatore del San Marino, quindi lo voglio, ragazzi. Lo voglio a tutti i costi. È un giocatore veramente importante, eh? Io che cosa faccio? Lo metto subito in prima squadra e lo provo anche. Lo provo adesso al posto di Savigno. È un giocatore che secondo me comunque dobbiamo mandare in prestito, eh? Ve lo dico tranquillamente. Poi a me piace fare questi giochini, nel senso, quando finiamo questa carriera con il Napoli, magari cambiamo squadra, restando sempre in questo salvataggio. E mi piace portare qualche giocatore.
Quindi magari se questo greco tra 2 anni, 3 anni, quando finiremo la carriera con il Napoli, diventa un 75-76, noi ce lo portiamo appresso. Così abbiamo tempo di provarlo e di farlo crescere meglio, ecco. Lo porto sicuramente in panchina e tolgo... chi tolgo? Tolgo Caprile, dai, tanto il portiere non si farà mai male. Cheat. Lo metto titolare a destra. Eccolo qui. Lo voglio provare, signori. Vediamo come se la cava, perché secondo me i giovani sono buggati. L'anno scorso spesso era così. Sfidiamo l'Empoli quindi per l'ultima partita di questo video e cerchiamo ovviamente di chiudere in bellezza. Ci siamo, signori, è tutto pronto. Eccolo, eccolo qui, eccolo qui, eccolo qui. Guarda, è proprio un bambino, ragazzi. Guardatelo. Fabio Greco, un debutto da ricordare. Madò, guardate quanto è piccolo. Mamma mia, abbiamo scelto però la partita giusta comunque per farlo debuttare, perché debutta comunque con l'Empoli in uno stadio che non è incredibile, ecco, quindi non sente la bolgia del Maradona. Io ci sono stato in questo stadio, bellino, però è adatto secondo me all'esordio di un pischello. Eccolo qui, Greco, oddio, no, non ti fa fermare subito però. Attenzione, Yamal, sinistro, super parata del portiere. Battuto corto, proprio per Greco che si prende la responsabilità, prova un dribbling, poi dentro bassa, ok, bravo. Devi, per te, tu divertiti oggi. Non pensare a fare bene, non pensare agli possibili errori. Tu divertiti e basta. Sono un buon mental coach, che dite? Attenzione, bravissimo. Recupero palla di Greco, attenzione qui. Greco, è perfetta, tocco dentro, buona per Yamal sinistro, tiro ribattuto. Sarà calcio d'angolo per noi, siamo partiti forte. Testa Kvara, bravissimo. Hendrik, stop, bassa. Di prima subito dentro, sinistro, super parata ancora del portiere. Poteva essere l'assist per Greco, il primo assist della carriera. Kadioglu diventa buona per Hendrik, poi filtrante dentro e buona per Yamal, alzala, Yamal, sei fortunato, Yamal ancora, raga dall'altro, dai, sta palla non va, oddio, ma mi intercettano ogni cosa. Lobotka, Di Marco, dai, tutto chiuso l'Empoli, mamma mia, che nervoso ragazzi, perché non riesco a passare. Kadioglu, buona per Kvara, dentro per Hendrik, tocco per Yamal sinistro e super gol, super sassata di Yamal. Me la sono costruita bene questa azione e poi ho concretizzato con un tiro da fuori aria. Si è fatto male Kvara, non ci credo. No vabbè ragazzi, mi è un incubo sto video. Cioè è un incubo, cioè si è fatto male chiunque. Hendrik, dentro passa, no! Era per Greco. Era da solo se azzeccavi il pallone. Dai, cavolo! Yamal, attenzione qui, Yamal viene fermato senza fallo, ha preso la palla Grassi. Ex Napoli Grassi. Allora, io devo assolutamente togliere Kvaratskhelia perché non lo so, magari se gioca sul dolore e peggiora le sue condizioni, non lo so. Comunque nel dubbio lo togliamo. Mi piacerebbe però fare il gol del 2-0 perché stiamo dominando la gara e non mi piace, brutto fallo su Di Marco, no, ha preso la palla, ma non è vero, ma io la palla l'ho presa io. Non ha dato neanche vantaggio, ma ragazzi, ma è fuori di testa l'arbitro. Soprattutto con che cattiveria stanno giocando questi. La palla è uscita, fuori Kvara, dentro Neres, fuori anche Hendrik, dentro Gudmundsson, fuori anche Yamal, dentro Ngonge. La rischiamo, signori. Gonge, tocco buono, attenzione qui, di prima per Greco, sinistro! Greco, che cosa stavi facendo? Non ci credo. Palla fuori di 2 centimetri. Di Marco, ottimo recupero palla. Gudmundsson filtrante, scatta regolare. Gudmundsson, destro secco, super parata sulla respinta. Non ci arriva Davide Neres per 1 centimetro. Attenzione però perché la prende, cross sul secondo palo, la blocca il portiere, l'arbitro fischia, alla fine vinciamo 1-0. Potevamo chiuderlo. Dove sta correndo quello? Avete visto? È impazzito. Era Neres, stava correndo fuori dallo stadio. Comunque, finisce qui la partita, chiudiamo in bellezza. Abbiamo perso le prime due, poi le avremo vinte tutte. La prossima partita è contro il Lecce. Bisogna vedere però l'entità dell'infortunio di Kvaratskhelia, che veramente, signori, è tormentato in questa carriera. Vediamo un po' i tempi di recupero. L'infortunio potrebbe essere abbastanza grave. Andiamo subito nell'hub rosa. Il nostro miglior giocatore, re distorsione del ginocchio, fuori per 3 settimane. Ragazzi, è incredibile. Prima il tendine d'Achille lì che se l'è spaccato. Adesso la distorsione del ginocchio. Per fortuna sono solo 3 settimane. E per fortuna, signori, che noi in panchina abbiamo comunque un giocatore come David Neres, che ha fatto comunque discretamente bene. 4 gol e 2 assist in 13 partite. Visto che siamo alla fine del video, recapino di tutto. 17 gol per Hendrik, 6 gol per Kvaratskhelia, 4 per Neres, 3 per Di Marco. Savigno deve fare qualcosina in più, perché stiamo comunque parlando di un 86. Stesso, identico discorso per Yamal, che, signori, mi sta
deludendo. È brutto dirlo, forse è sbagliato, forse sto esagerando, ha anche due più verdi come trequartista falso 9, però mi sta dando veramente, veramente poco. Non capisco se sia un problema di ruolo, se sia un problema di giocatore che effettivamente in game non rende come dovrebbe rendere, ecco, perché potrebbe essere anche questo, Ci sono giocatori che non rendono. Io vi dico sempre di guardare l'overall, anzi, di non guardare solo l'overall, perché l'overall è solo un numero. Ci sono giocatori che hanno 86-87 ma fanno un gol, giocatori buggati che rendono bene anche quando hanno 75 di valutazione. Vediamo, ovviamente Yamal non si boccia, resterà qui per tutta la carriera, però bisogna essere onesti e ammettere questo. Questa è la classifica, siamo a 27 punti con una partita in meno, se vinciamo andiamo a quota 30 e siamo addirittura terzi, scavalchiamo il Monza che ha già giocato un super Monza al terzo posto. Detto questo, io vi saluto e vi ringrazio, ci vediamo direttamente domani ore 13:30 con un video molto importante, giocheremo tante partite, cercheremo signori di arrivare fino a gennaio e faremo qualcosina anche a livello di calciomercato in entrata. I soldi li abbiamo visto che fare delle rotazioni durante la partita è fondamentale, quindi un altro grande attaccante secondo me, oppure un grande trequartista va preso. Io vi saluto e vi ringrazio, ci vediamo domani, qui dal Napoli è tutto, bella!